Un'inaugurazione a tempo di record che ha scongiurato lo stop dell'anno scolastico per centinaia di bambini. Taglio del nastro alla scuola Balena Blu di Chiazzano, a Pistoia. L'edificio era stato chiuso a seguito di analisi statiche e sismiche risultate non soddisfacenti negli scorsi mesi. Sindaco, una inaugurazione importante perché qui c'erano un centinaio di bambini che rischiavano di non iniziare l'anno scolastico. Sì, assolutamente, fatta veramente in tempi rapidissimi, c'era anche da trasferire una scuola, quella di Chiazzano, che era stata chiusa dopo le verifiche sismiche e statiche. Siamo felici perché la nostra giunta è concentrata sulla sicurezza dei bambini, sulle scuole, sugli impianti sportivi, sui parchi, è concentrata sul futuro. Questa è la nostra visione strategica, mettere nuovamente 100 bambini dentro una scuola sicura, bella, moderna, attrezzata è la cosa che ci riempie di gioia immensa. Una scuola finalmente sicura, completamente rinnovata nel giro di appena 10 mesi, un gran risultato senza il quale 110 bambini sarebbero rimasti a settembre senza asilo. C'è da dire che l'amministrazione insieme alla Fondazione Caripit sono riusciti a inaugurare questo edificio nel giro di quanto? 10 mesi? Sì, pochissimo, abbiamo lavorato anche durante l'estate, noi cerchiamo finanziamenti ovunque, la Fondazione in questo caso è stata veramente importante e la ringrazio. Ma sulle scuole siamo a caccia di finanziamenti regionali, statali, di qualsiasi genere. Oggi comunque festeggiamo, finalmente inauguriamo una struttura strategica per la nostra comunità.